essere decisi perché non tutti riusciranno a superare questo passaggio. Rifiusi ASMR. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi vi volevo parlare di un argomento fantastico. Volevo parlarvi della quinta dimensione. Allora, stiamo attraversando un momento epocale che si verifica, non si è mai verificato nella storia dell'umanità. La nostra galassia, il nostro sistema solare sta passando in una zona cosmica dove riceve appunto queste influenze che cambiano, vanno a cambiare il nostro strato vibrazionale. Noi adesso siamo in terza dimensione, però stiamo nel passaggio della quarta e poi successivamente in quinta. La terza dimensione è tutto quello che è materiale, che possiamo tastare con mano. E la quarta dimensione è il passaggio che segna tra la terza e la quinta ed è una sorta di filtro. Quello che stiamo attraversando adesso, che molti di noi stanno attraversando, in senso che il filtro cos'è? Bisogna imparare a lasciare andare tutto quello che non ci sta bene. È bello, insomma, non tanto che questa cosa comporterà molti distacchi, molte separazioni, perché appunto tutto quello che prima accettavamo di punto in bianco è come che noi ci risvegliassimo, no? Stiamo risvegliandoci da uno stato dormiente e quindi tutto quello che prima accettavamo lo rifiutiamo e dobbiamo essere decisi perché non tutti riusciranno a superare questo passaggio. Chi perché magari ha a fianco persone che non gli danno la possibilità di superare questo momento e quindi devono trovare la forza di farlo comunque, o chi per problemi anche economici dovuti alla casa insieme, capito? Tanti non ce la faranno, quindi dentro di te. Ma adesso stiamo assistendo a una sorta di caos che la gente praticamente è un po' confusa perché si trova in uno stato di risveglio che si sta riconnettendo al proprio io interiore, quello che da millenni è stato sepolto, e adesso questo momento epocale sta uscendo fuori allo scoperto, e quindi è normale che noi ci chiediamo: ma cosa faccio qua? Cosa sto facendo? Ma è questa la vita che voglio? Cosa voglio cambiare della mia vita? Quando noi passiamo in quinta dimensione, abbiamo una serie di fattori che possono, una serie di segni che ci fanno capire che noi viviamo già in quinta dimensione, che è uno stato di coscienza elevato. Allora, io adesso vi leggo alcuni punti di alcuni segni.
Dai a sperimentare
questa energia negativa.